innanzitutto dignità al merito. Siamo persone, siamo insegnanti che hanno superato un concorso pubblico, hanno superato una prova scritta e una prova orale. E giorno dopo che si è concluso il concorso e sono uscite anche le graduatorie, si sono viste non riconosciute nulla, perché le graduatorie purtroppo hanno compreso soltanto i vincitori, mentre gli idonei, cioè quelli che avevano superato entrambe le prove, ad oggi si ritrovano fantasmi, si ritrovano senza niente in mano, senza una graduatoria a scorrimento. E questa è un'assurdità, perché domani il governo vuole già indire un nuovo concorso, uguale a quello che noi abbiamo superato, e ugualmente ce lo vogliono far ripetere. Ecco, noi non vogliamo più ripetere concorsi. Ma siamo certamente migliaia, se consideriamo che ogni anno sono 300.000 i supplenti in Italia, cioè persone che vivono con il contratto a tempo determinato, la cifra potrebbe essere come minimo un terzo di questi. Abbiamo superato una prova scritta che si è tenuta chiaramente su ogni territorio regionale, e soprattutto abbiamo anche sostenuto una prova orale che dimostrava la nostra capacità di poter condurre avanti una lezione, una lezione simulata, dove si sono messe di fatto a prova le nostre capacità, le nostre competenze. Bene, queste prove le dovremmo ripetere domani secondo loro. Secondo noi, noi dovremmo essere reputati idonei. Spieghiamo che il ministro torni indietro sui suoi passi, perché ci vuole far credere che sia l'Unione Europea a non volerci dare l'idoneità, ma è una barzelletta questa. È stata una volontà politica che noi abbiamo contestato dall'inizio, ed è la volontà di continuare a proliferare concorsi per fare chiaramente mercato, perché quando ci sono concorsi ci sono titoli da acquistare, titoli da vendere, qualcuno si arricchisce e tanti purtroppo si impoveriscono. Assolutamente contrari, perché non c'è alcuna legittimità, alcuna certezza che questi titoli abbiano, come dire, un riscontro nella realtà che viviamo dentro le scuole italiane e dentro i percorsi che sono invece svolti dentro le università pubbliche. Questa è mercificazione che viene da lontano e che è stata legittimata da questo governo negli accordi che hanno fatto tra il Ministero e le università telematiche. Basta concorsi, siamo esauriti, ci sono gli idonei, ci sono i precari storici, ci sono gli insegnanti, si assumano loro, si assuma noi, e basta fare altri concorsi. Detto che non si può essere precari a vivere in questo paese, dopo 3 anni o ti licenzio o ti assumo, e noi dobbiamo essere assunti.